vlog non era per nulla in programma, scusatemi le condizioni, ma essendo che io oggi è un po' stravolgo un po' la mia routine, perché di solito il sabato, come ben sapete, me la prendo proprio con calma, con calma, con calma. Invece oggi dovrò scendere, infatti sto aspettando la mia amica, sono le 9:05. Dobbiamo scendere per fare alcune commissioni che poi vi farò vedere, essendo che ieri ho fatto un acquistino per la palestra, piccolino, però comunque oggi lo proverò e volevo condividerlo con voi. Poi volevo farvi vedere un po' di cose, essendo che oggi è un sabato un po' particolare, perché veramente stravolgo la mia giornata, la mia routine del sabato, e quindi ho deciso di portarvi con me. Quindi adesso sto aspettando la mia amica per scendere, andiamo a fare quel servizio che poi vi mostrerò quando rientrerò io a casa, e poi oggi mi andrò anche ad allenare, perché essendo che dove dobbiamo andare sta comunque anche vicino alla palestra, io vado a fare un salto, visto che giovedì e venerdì non sono potuta andare giovedì perché la mattina scesi presto e quindi camminammo un botto, ero un poco stanca, quindi dovevo anche tornare a casa e editare alcuni video. Allora ho detto vabbè, evitiamo proprio, perché se mi devo prendere, ma no, mi sto allentando il braccio, se mi devo prendere una giornata, devo fare 100.000 cose e poi ritrovarmi stressata, che no. Ieri volevo andare in palestra, ho detto vabbè, al ritorno da scuola come sempre faccio, vado in palestra. Ma quando il diavolo c'ha le corna non ci sta niente da fare. Infatti ieri ho pubblicato il video, quello là della challenge, mi sto allentando il braccio della challenge, e quindi quando l'ho messo a mezzogiorno ho avuto dei problemi, si bloccava come il vecchio video, allora sono dovuta rientrare a casa, non sono andata in palestra perché vivere con l'ansia in palestra e pensare di andare a casa, e quindi poi alle 3:30 abbiamo messo il video che vi sta piacendo, quindi adoro, quindi adesso starà a momenti per venire, quindi stacco e ci sentiamo dopo. Dimenticate di dirvi, oggi faremo delle nuove ricette, cioè sperimenterò un po' in cucina, soprattutto come post workout, quindi anche per questo ho detto no, devo fare il vlog, basta. Quindi i vlog fatti all'improvviso sono molto più, sì, ma scusatemi le condizioni, ma non ci posso fare niente, e quindi nulla. Poi qui il solito bomber che io amo, poi maglietta sotto, zaino che sembra di andare a scuola, leggings, non vedo l'ora di andare in palestra, ma anche di andare a fare quella cosa che voi scoprirete, perché io adoro e quindi adorerete anche voi, e quindi sto aspettando che viene, mi busso e scendiamo. Eccomi qui, andiamo in palestra, questo fatto, spoiler, poi vi faccio vedere tutto. Eccomi qui, arrivata nel bagno di casa mia, dopo vi faccio vedere tutto, però prima di farvi vedere tutto mi voglio un po' tranquillizzare, spero che non si sente tanto fuori perché state sulla finestra con il cavalletto nuovo, che sono molto contenta, se mi vedrete proprio così è perché... Ancora? Finito? Posso continuare, mi ha dato il consenso la mattina. Comunque mi piace proprio fare una skin care. Di solito mi sveglio la mattina, faccio colazione, accendo la stufa nel bagno, invece stavolta no, che sono schiattata, e proprio mi piace farmi una bella skin care. Infatti oggi iniziamo, infatti ho messo i pompon, mi strucco un po' di correttore di stamattina, mi sciacquo il viso, prima di tutto ci sciacquiamo le mani e poi andiamo con la skin care. Io mi trovo bene con questo struccante qui della Garnier. Proprio senza vergogna. Io sono anche questo. Questo è un po' come. Allora, quindi adesso vado a sciacquare il viso. A me non piace andare in palestra tutta truccata, perché sinceramente io così e muoio. Quindi figuriamoci truccata, non vi dico in estate, cioè proprio... assurdo, sì, se sento rumore del signore sta buttando acqua nella terra, ma proprio tutto adesso, ok. Bene il viso, vado a farmi questa maschera della Lash Mask of Magnemite, eccola qui, bella, anche il collo. E deve stare in posa per 15 minuti. Anche l'effetto.
questo tipo scrub, perché vedete? Ci sono queste cose. Allora, molti dopo questo si leveranno dal mio canale, tipo, figlio testa pazza. Ma ragazzi, io ve l'ho detto che oggi vi portavo un po' qualcosa di diverso. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia, non lo so. Voi aggiornatemi sempre, che io vi leggo. A tutti, quindi iscrivetevi. Adesso arriva il momento pazzia, cioè è normalissimo. La maschera mi viene proprio da ridere, cioè... Vi faccio vedere una cosa. Guardate come sono bellino, cioè, volete competere così? Cioè, adoro. Comunque questo è il cavalletto che ho acquistato su Amazon, adoro, veramente adoro. Vedete? Posso uscire così stasera? Secondo me rimorchio. Secondo voi? Così però. Così, tenuta sportiva. Secondo me stasera mi fidanzo. Voi che dite? Ci fidanziamo stasera? Amen. Scherzo, singola la vita. Ok, basta raga, basta. Quindi adesso aspetto 15 minuti e poi dopo andiamo a risciacquare il tutto. Penso che dovrei guardare lo specchio, va. Vamos. Allora, io spero che l'inquadratura si vede bene, mal che va, vi avvicino un altro poco, ok? Allora, vado a prendere una pentola per fare il riso. Oggi faremo un risotto un po' particolare. Quindi adesso prendo la pentola, metto un po' di acqua all'interno e metto sul fuoco. Va qui, e vado a metterla sul fuoco, aspettando che l'acqua bolle. Nel frattempo che questa qui è terminata, passiamo al tipo al nostro condimento. Allora, quello che ci servirà sarà un avocado, una ottima fonte di grassi, e poi come fonte di proteine utilizzeremo l'albume. Questo è il riso che andrò ad utilizzare, Delizia del Sole, il riso arborio, eccolo qui, e peserò 200 grammi. Essendo che, per chi mi conosce, sto cercando di fare un bel pasto sostanzioso e poi tipo come pranzo, in questo caso sarà un post-workout, barra pranzo, barra merenda, per poi andremo a fare una cena molto semplice stasera, ma poi vedrete. Allora, poi può darsi pure che ci scapperà la merendina, però non so, ci regoliamo un po' nell'arco della giornata. Quindi adesso vado a pesare 200 grammi di riso. 200 grammi. Com'è bello questo riso. Ok, sono 200 grammi belli. Tondi, eccoli qui, che una volta che l'acqua bolle andremo a versare. Mettiamolo da parte, in una ciotolina faremo il nostro composto, cioè il nostro condimento. Allora, qui la bilancia che ogni tanto si flescia, ok, mettere il nostro avocadino, eccolo qui, sono 90 grammi di avocado. Prendo il nostro avocado e vado a schiacciarlo, tipo a fare una mousse.
vado a schiacciarlo del tutto, ma rimango un po' di pezzettini, vedete? Così, giusto un po'. Ok. E poi vado ad aggiungere il nostro albume, però secondo me tengo un'altra confezione aperta. Mi sbagliavo. Vado a mettere 300 ml di albume. Prendo la mia pentola di fiducia e vado a versarci tutto al suo interno. Eccola qui. Vado. Abbassiamo il fuoco e ci vado a versare i nostri 200 g di riso. Cioè, questo riso è bellissimo, è bello, proprio il chicco è bello doppio, buono buono, spero che è anche buono. Poi con la mia fidatissima spatolina vado a mescolare il riso. Sul riso non ci metto il coperchio, ma lo faccio cuocere così, e questo qui lo cuoce in 15-18 minuti, vabbè, sempre una ventina di minuti, quindi nel frattempo aspetto che il riso, cioè giustamente vado a fare le mie cose, anzi ci andiamo a togliere questa maschera dal viso e aspettiamo che il riso cuoce. Una volta cotto vi faccio vedere cosa faremo. Quindi attendiamo. Vado ad aggiungere anche nel nostro ambaradam anche questi funghi porcini che all'interno già hanno l'olio, quindi non andrò ad aggiungere l'olio. Eccoli qui, li versiamo. Sono 100 grammi questi qui, oh. Si vede proprio ad occhio. Eccoli qui, sono proprio funghi porcini. E quindi aspettiamo che il riso cuoce. Eccoci qui nel mio bagnetto e direi di andarci a togliere questa maschera viso, che 15 minuti sono abbondantemente passati, quindi io vado a togliere questa maschera per il viso. Maschera rimossa. Madonna, mi sento proprio il viso rinato. Adoro. Mamma mia, tutta un'altra cosa, veramente. Mamma mia. Eccomi qui. Eccomi il mio brutto faccino. Adesso mi devo fare le sopracciglia, sì, io mi faccio sopracciglia e baffetto, quindi siamo donne, quindi mi vado a fare un po' le sopracciglia e il baffetto, a dopo! Il riso è quasi pronto, quindi tra poco scolerò il riso e lo metterò qui dentro, che è quello là che vi ho fatto vedere prima. Ecco qui, ho amalgamato il riso, quindi adesso inizio ad amalgamare il tutto e poi mischio fin quando l'albume non si cuoce. Ormai questa è diventata la mia postazione preferita. Vi faccio vedere. Allora, il primo acquisto che feci quando ho fatto il video mukbang con mia sorella, acquistai da Idea Bellezza la linea Bella Oggi, questo fondotinta perfezionatore di pelle, numero 01, eccolo qui. Allora, vi devo dire che questo fondotinta, dopo tanto tempo che l'ho acquistato, l'ho provato ieri e devo dire che colorazione per il mio tipo di pelle approvatissima e devo dire che fa una pelle veramente bella, tirata, cioè perfetta. Se avete qualche imperfezione non ve la fa vedere, almeno io non ho problemi di pelle, tipo che ne so, qualche brufoletto un po' qui, perché il mio punto proprio critico è questo qui, però devo dire che questo qui non evidenzia ma idrata, quindi mi sono trovata davvero bene.
Però infatti io alterno, una volta questo faccio tipo il venerdì utilizzo questo e il sabato tengo quello lì della Catrice, che ve lo prendo e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, oh. Questo qui è il liquido, è il mio preferito, è l'HDO, cioè fenomenale, quello lì ha una coprenza in più, essendo che è liquido, però è anche tipo effetto matto, però mi ci trovo davvero bene. Poi da H&M presi questo toppino che l'ho pagato 3,99 euro, taglia S, bellissimo, è fatto così, oh. Top. Trop bel. Poi vabbè, oggi ho preso un lupetto. Boh, vabbè, comunque ho preso questo qui che è a body, taglia SM, pagato 5 euro con il colletto. Ed è così, io l'ho preso perché io mi trovo che quando mi metto, che ne so, di solito io quando esco sto sempre all'aria aperta, quindi non sto mai in un locale oppure in un luogo chiuso, quindi stando all'aria aperta fa freddo. E quindi essendo che io voglio fare ancora la fighetta, che per me io uscire sempre col giubbino di pelle, però non si può perché inizia a far freddo, però di solito quando tipo metto un lupetto nero oppure non lo so, un altro colore che non si nota, tipo di questo ce l'ho anche bianco, quindi quando metto il lupetto bianco metto anche questa qui bianca e quindi sto bella calda perché sono in microfibra, quindi sono davvero calde. Penso che la metto stasera con il lupetto nero, poi vi faccio vedere perché, essendo che tutta la giornata state con me, vi faccio vedere stasera proprio la trasformazione da questa faccia brubrosamente brubrosa a qualcosa di meglio. Poi sono andata a prendere il vestito di carnevale, che l'ho affittato, non l'ho acquistato, della Pegasus. Ho preso la tigrotta, eccolo qui, io ho preso la tigrotta, non ve lo faccio vedere così, oh. Vabbè, vi metterò qualche foto su Instagram più là, comunque è questo qui, oh. È una tuta intera. Allora, io quando devo prendere i vestiti di carnevale vado sempre un po' in panico perché di solito non mi piacciono mai come mi stanno, non lo so, comunque infatti per prendere questo vestito veramente ci ho dovuto pensare 2 giorni, dire lo prendo, non lo prendo, poi ho detto vabbè basta, me lo vado a prendere, e infatti alla fine l'ho preso, e nulla, quindi questi sono stati i miei acquistini, questo top è stupendo, il fondotinta è stupendo, io pensavo che il fondotinta l'ho pagato 10 euro, pensavo che faceva un po' schifo, sono sincera, invece devo dire che quando l'ho messo subito ho detto ma sì, ma no. Poi alla fine mi guardo allo specchio un effetto proprio levigato, fatto what? E nulla, quindi adesso stacco, mi vado, sono le, non tengo l'orologio, dove l'ho messo? Mi vado a mettere un po' sul letto, mi vedo qualche video su YouTube perché davvero da stamattina abbiamo fatto già 6.000 passi, poi stasera quando mi ritirerò vi farò vedere quanti passi alla fine. E quindi adesso vado a mettere un po' sul letto, aspetto che i miei finiscono di mangiare perché poi devo fare le unghie a mamma. Sì, un'altra mia passione sono comunque un po' il mondo dell'estetica, però è più come un passatempo, va, diciamo così, non sarà proprio il mio lavoro, e quindi devo fare le unghiette a mamma. E dopo vi faccio vedere la foto e tutto, tutta l'attrezzatura, tutti i colori e tutto, me la cavo anche bene, quindi alla fine vi farò vedere il risultato finale. Cioè, proprio stavolta non vengono bene, cioè mi sparo. Vi faccio vedere poi, alla fine il tutto, mi vado a tuffare un po' nel letto. Sono stanchissima, si vede? Quindi devo riprendere le forze per stasera. Abbiamo il contrasto stasera, la sorta, sì o no? Portatemi fortuna. No, io basta. Ciao, vado a buttarmi sul letto. Queste sono le mie 2 borse del paradiso. Cioè, guardate qui. Ci sono tutti gel, tutti i colori, pennelli, e qui ci sono tutta l'attrezzatura. Quindi a dopo con il lavoretto finale. Eccoci qui.
qui con la preparazione della cena. Allora, sono le 6, io inizierei subito. Come avete visto oggi non ho fatto merenda perché sono stata un po' impegnata a fare le unghie a mia mamma. Quindi adesso iniziamo con la preparazione della cena. Allora, da come potete vedere ci serviranno proteine in polvere, poi dei mix tipo questi qui, io sto provando questi qua della Muesli, Protein Muesli della Prozis, sono buoni devo dire, solo che questi qua sono una versione naturale, ma secondo me quella a cioccolato è fenomenale. Poi ci servirà uno yogurt greco, una banana e poi dolcificante. Iniziamo subito. Allora, andiamo a versare il nostro yogurt nella ciotola. Che andiamo a dolcificare. Scusatemi se non è tanto illuminato, però questa è la luce. Qui amalgamiamo il tutto. Sto seduta perché se mi alzo mi metto davanti alla luce e poi non si vede ancora niente, cioè non si vede più niente. Però io non mi trovo a stare seduta perché di solito le mie preparazioni le faccio sempre all'impiedi, quindi mi trovo scomoda. Ok, ecco qui il nostro yogurt, versiamolo nella ciotola. Che poi vorrei capire perché ho dolcificato lo yogurt se poi noi dopo andiamo a mettere le proteine in polvere. Cioè, ok. Bene, Giulia, dove hai la testa? Quindi pesate proteine in polvere al cioccolato e non dolcificate lo yogurt. Sono un genio, devo dire la verità. Ok, quindi yogurt messo. Adesso passiamo alle proteine. Quando aggiungo giusto 10 grammi, ma anche 5, ma giusto per dare un po' l'apporto proteico in più. Vedete? Ok, 11 grammi. Io con queste proteine qui mi trovo davvero bene. Da prendo il nostro cucchiaino e vado a mischiare il tutto. Anzi, io lo sai che farei proprio? Essendo che a me la consistenza così granulosa non mi piace, vado ad aggiungere un altro yogurt, semplice. Un altro yogurt. Allora, scusatemi per la qualità del video, però non ci posso fare nulla. È tardi. Tanto, aggiungiamo. Sì. Non scende manco se lo parlano. Eccolo qui. Così, andiamo un po' a combattere il nostro dolcificante. Ah, mo si ragiona. Ok, una bella cremina, devo dire la verità, guardate qui, oh. Dopo ve la faccio vedere dall'alto. Andiamo bene tutti i vasetti, mi raccomando, non si spreca mai niente. Eccolo qui, adesso alzo e vi faccio vedere la consistenza. Spero che si veda. Eccola qui, come vedete è bello cremoso proprio, guardate. Bello. Eccolo qui. Ok. Dopo fatto questo, vado ad aggiungere, assaggiamo prima. Mio Dio, buonissimo. Vado ad aggiungere la banana. Questa banana si stava un po' perdendo. Bene. E vado a guarnire.
ho deciso di fare una cena un pochino più diversa perché non volevo qualcosa di salato di nuovo, volevo qualcosa di dolce e quindi prima di uscire ci sta. Pesiamo la banana perché questa me la mangio così. Sono 125 grammi di banana. Quindi sono così. Vado a dare, sì, senza buttarlo a terra, grazie Giulia. Vado a dare quel tocco di colore. Ok. E sono 12 grammi. Voilà, la nostra cena è pronta. Vi faccio vedere subito il tutto. Consistenza ottima, davvero. Maduro, approvatissimo, semplice ma veloce. Eccoci qui anche arrivati alla fine di questo vlog. Io mi sto preparando perché sto per uscire, notare i miei pompon sempre con me. Volevo far vedere l'outfit, allora ho messo questo lupetto nero con la gonna. Questa gonna l'ha presa l'anno scorso da Stradivarius ed è davvero bella. E poi sotto ho messo gli anfibi, infatti come potete vedere c'è questa linea, cioè è stupenda. Solo che hanno fatto questa fascia lì, no, però mi gusta. Quindi io e tutti i miei trucchi vi mandiamo un grande bacio, spero che questo vlog vi sia piaciuto, mi raccomando scrivetemelo giù nei commenti, attivate la campanella, iscrivetevi al canale e nulla, vi lascio così e vi mando un grosso bacio, ciao!